Amici, guardate che spettacolo naturale, che meraviglia! Vi abbiamo portato alla Rocca di Passignano sul Trasimeno, uno dei punti top of the lake. Perché siamo qui? Perché c'è un evento straordinario che si chiama Cartoline dal Trasimeno. Musica, pittura, poesia, teatro, danza e molto altro ancora. E ora lo chiederemo direttamente ai diretti interessati. A tra poco. Buonasera. Buonasera a tutti e benvenuti a Cartoline dal Trasimeno. Con grande orgoglio, con grande fierezza annunciamo la prima edizione di questa manifestazione. E a voi tutti benvenuti, vi accogliamo con un bel applauso. Grazie a tutti. E diamo inizio oggi pomeriggio all'apertura di Cartoline dal Trasimeno. Fra poco c'è l'inaugurazione della mostra con le autorità, il critico e molti appassionati d'arte che sono venuti proprio con l'occasione a vedere la nostra mostra e speriamo che sia un successo. Vai Giuliana, vai! Vado, eh! Via! Vai, vai, taglia! Via! La mostra è aperta! Prego! Beh, veniamo da un altro successo che è Giallo Trasimeno, una prima edizione anche in quel caso, e quindi affrontiamo ora Cartoline dal Trasimeno. Prima edizione anche questa, diciamo che qui abbiamo una multidisciplinarità nelle attività culturali, quindi incontriamo la pittura, la poesia, tanti artisti che si cimenteranno in queste prossime date a tante attività, quindi un pacchetto veramente interessante. Per noi significa attrarre turismo, turismo è una parte importante del nostro PIL, la Rocca è già un esempio della bellezza che offre il nostro grande lago Trasimeno e tutto il suo territorio, quindi monumenti, patrimonio storico-artistico, che come ricordavi è il quarto in Italia di importanza. Esattamente, quarto lago d'Italia, ma ha una spiccata bellezza sotto l'aspetto naturalistico che ancora conserva, così come le tradizioni della pesca, dei merletti. Quindi c'è tanto da vedere e da fare. Da sapere, da conoscere, da scoprire. E da scoprire, esattamente. La cartolina, che può sembrare un mezzo desueto, ma in realtà è una cosa molto importante. Spediremo tutte queste cartoline nel mondo per far conoscere il nostro territorio. La cartolina è una cosa che si può conservare. Al di là, diciamo, del messaggio su Facebook o Instagram che poi dopo un po' sparisce e quindi è una cosa che può ricordare un posto e può invogliare a venire a visitare un posto. Beh, qui è una cartolina da sola, no? Basta affacciarsi sul lago, basta seguire gli scorci che da qui è possibile visitare, sia questo piano che quello superiore, e ci si rende conto di essere dentro un quadro e dentro una cartolina. Quindi mai titolo più azzeccato, Cartoline dal Trasimeno, proprio dalla Rocca di Passignano. Sembra di stare in un film storico, invitiamo tutti i numerosi a partecipare perché è un'esperienza bellissima. Sì, sicuramente questa è la parte più vecchia del nostro paese, risale al V secolo, fra i Longobardi e poi lo sviluppo di tutto il Medioevo fino ai giorni nostri, recuperata con interventi importanti. Oggi è centro di arte, cultura, musica, centro di vita della nostra comunità. Cartoline dal Trasimeno, questa mostra estemporanea e contemporanea di pittura che viene fatta in questo bellissimo borgo Passignano sul Trasimeno e nella sua rocca, sulle terrazze della rocca. In questo fantastico scenario vengono ospitate queste opere che sono state attratte dal Trasimeno, chiamate dal Trasimeno e sono arrivate un po' da tutta Italia, anche dall'estero. E sono state riprodotte sul frontespizio delle cartoline come questa e come queste, e sono cartoline postali illustrate che sono spedibili. Quindi queste cartoline, viste il Trasimeno, possono ripartire per tutto il Quindi mondo. facciamo un tuffo nel passato, recuperiamo la cara e vecchia carta. Assolutamente, succede che sono cartoline un mezzo di comunicazione un po' vintage, un po' dandy, e questo succede perché quando per esempio si passa per strada si può vedere un'auto d'epoca, che è d'epoca, ma tutti la guardano per la sua bellezza, per la sua estrema tecnologia, particolarità. E quindi tutti si fermano a guardarla, un po' come una cartolina. Immaginiamo una cartolina che arriva oggi con le mezze di comunicazione a
il postino la vede, la vicina di casa, il negoziante, in famiglia, viene poi esposta in ufficio, quindi tutti, e questo mezzo un po' desueto. Ma proprio oggi delle cartoline che ho dato alla inaugurazione della mostra, si è fermata una ragazzina, le ha viste, mamma le cartoline, e la mamma ha detto, pensa, voleva vederle, voleva conoscere, non le conosceva. E cosa hanno fatto? Sono andate a prendere 3 francobolli e l'hanno mandata ai nonni e alla zia. E sono fantastico. Le prime 3 cartoline dal Trasimeno. E vai, bellissimo, bellissimo. Sicuramente Marco Pareti è un motore importante, no? È un turbine di idee, e queste idee sicuramente le ha messe a disposizione del nostro territorio. E questa disponibilità non possiamo che ringraziarlo per il piacere di condividere con lui questo percorso. Che il tema era il lago in tutti i momenti della giornata, mattina, pomeriggio, sera, tempesta, il sole. Sei stata una brava scrutatrice d'arte. Praticamente sì, gli artisti sono proprio sono stati presi da questo lago e l'hanno portato sulle loro tele. Sono artisti che vengono da tutta Italia, abbiamo anche alcuni che vengono dalla Germania, dalla Francia. Sono venuti perché già erano stati come turisti sul Trasimeno, è rimasto nel cuore e l'hanno messo sulla tela. Il tema era il lago Trasimeno, quindi gli artisti che provengono da tutta Italia, anche dall'estero, che hanno esposto l'espressione del Trasimeno. Il Trasimeno chiama e riparte per tutte le parti del mondo che vengono spedite. Sì, tutti interpretano il lago a proprio modo, in maniera diversa, ma con quell'idea che il lago non ha solo una visione, ne ha molte, e bene che ci siano molte visioni del lago Trasimeno, perché può rappresentare uno spazio aperto, una cultura aperta per tutti. Come abbiamo vissuto un weekend eccezionale a Tuoro, oggi lo vivremo in questi giorni a Passignano, sempre grazie appunto all'organizzazione impeccabile, all'amministrazione, all'associazionismo locale e al nostro amico Marco. Devo dire che è una formula vincente anche questa, perché grazie ai suoi eventi si genera un indotto importante. I nostri ristoratori, i nostri albergatori, grazie alla cultura che esprimono gli eventi organizzati dall'amico Marco, sicuramente ne avranno un enorme beneficio, come hanno avuto in altre zone, anche Passignano ne potrà beneficiare. Che siamo molto orgogliosi innanzitutto di ospitare questo bellissimo evento, la prima edizione in questa terrazza splendida sul nostro lago Trasimeno, e che farà da cornice ad una serie, insomma, di eventi importanti. Avremo una mostra d'arte, un'estemporanea di arte, avremo presentazioni di libri, musica, poesia, quindi teatro, danza, fiabe. Esattamente, quindi un mix molto importante da offrire ai nostri concittadini e anche ai nostri visitatori. Ma io intanto voglio fare i complimenti a tutti gli organizzatori per questa bella idea delle cartoline del Trasimeno. Cartoline che vengono fatte con i quadri che sono presenti in mostra, che poi il pubblico non so se potrà acquistare o regalare, e quindi spedire in tutta Italia, in tutto il mondo, e far conoscere le bellezze che hanno messo nei loro lavori e che riguardano il lago Trasimeno. I lavori sono molto interessanti sia per quanto riguarda le tecniche, che sono diverse e le più svariate, dai lavori su vetro ai lavori a smalto con le resine, con la materia, e anche soprattutto perché credo hanno colto un po' tutti gli aspetti del lago Trasimeno, dal mito di Agile Trasimeno, dagli aspetti anche più folcloristici, come sempre un pittore ha illustrato un suonatore di fisarmonica seduto sulle rive del lago, poi agli incantevoli paesaggi, altre situazioni che determinate dai tramonti, dalle albe, e quindi dalla possibilità di esprimersi con questo panorama che vedete anche alle mie spalle. Quindi una mostra estremamente interessante sia per varietà di zone, di personaggi e di artisti, anche per la varietà che gli artisti stessi hanno saputo cogliere delle tante valenze che il lago Trasimeno riesce a trasmettere a un animo sensibile quale a quello degli artisti. Ma intanto grazie, e beh, nel senso, oggi abbiamo inaugurato questa bellissima iniziativa Cartoline dal Trasimeno alla sua prima edizione. È una delle varie iniziative che in questo periodo il mondo delle associazioni sta
portando avanti nel nostro territorio per diciamo, provare anche una modalità diversa di promozione. Anche questi pittori locali, ma anche diciamo, esterni all'Umbria, che portano un contributo e che ci raccontano questo meraviglioso territorio un po' anche dal loro punto di vista, come lo vedono, come lo sentono, e credo che possa veramente arrivare anche un messaggio positivo dalla nostra terra e anche di promozione, perché poi questo è un territorio che vive di turismo, di cultura e che ha anche profonda necessità di avere persone che arrivano anche da fuori, perché poi più persone che arrivano e ovviamente più PIL che cresce nel nostro territorio, e credo che questo sia fondamentale per l'economia degli 8 comuni del Trasimeno. Amici, l'arte si esprime in tutte le sue forme. Abbiamo l'onore qui di avere una persona giovanissima che esprime l'arte nel canto, e pensate che è di Tuoro sul Trasimeno, Annalisa Baldi, semifinalista di X Factor. Siamo orgogliosi che sia dell'Umbria. Eccoci qua, ciao Annalisa. Ti ringrazio intanto per la presentazione, che hai detto tre cose già pam pam fantastiche. Non solo sono dell'Umbria, ma sono dell'Umbria ovviamente, e molto anche radicata diciamo nella nostra bellissima regione, tanto che faccio sempre fatica poi ad andarmene e rimango qui, comunque torno sempre. Oggi ci troviamo in questa splendida cornice, la terrazza fra le più belle del lago Trasimeno. Bruttina. Sì, esatto, bruttina direi, un posto un po' così, ecco. E io praticamente sono proprio, diciamo, autoctona e legata al lago, perché comunque mi ha dato, diciamo, i natali, e è dove vivo e torno sempre tuttora quando sono, insomma, in giro. Adesso allora sei innamorata, se torni. Sono innamorata della mia terra, ma in particolare sono profondamente legata e innamorata al lago Trasimeno. Ho la fortuna di aprire le finestre la mattina su questo bellissimo scenario, questa bellissima finestra, e oggi non potevo certamente mancare qui alla Rocca di Passignano per questa inaugurazione della mostra Cartoline dal Trasimeno, che io già ovviamente sono andata a vedere, bellissima, e da diciamo cittadina del lago, ecco, da chi vive il lago, invito tutti voi, se non siete mai stati o se lo conoscete, insomma, a tornare qui a Passignano, ma a scoprire veramente tutto il territorio intorno al lago Trasimeno, e venite a vedere la mostra Cartoline dal Trasimeno, e spediamole anche queste cartoline, torniamo a queste belle sane. Ammetto che l'hai spedita anche tu, anch'io l'ho fatto, quindi me lo ricordo. Sì, tra l'altro io ne conservo proprio un bello scatolone, e me ne sono riguardate un po' facendo i vari cambi, no? Di sistemare, insomma, librerie e quant'altro, le ho ritirate fuori non moltissimo tempo fa, e devo dire che sarebbe veramente bello tornare poi anche a questa bella abitudine, no? Adesso c'è il telefono, ti chiamo, ti faccio un WhatsApp, ti mando un messaggio, ma la bellezza veramente di spedire la cara e vecchia carta, anche proprio da paese a paese, limitrofo, no? dalla propria regione, spedirla magari fuori, e quindi mandare fuori questi bei paesaggi. Qui poi abbiamo anche l'arte, quindi la pittura e tante forme, perché poi ho visto anche tante tecniche diverse di pittura e di arte. Ecco, sarebbe veramente bello, quindi questo mi auguro che sia anche l'occasione per venire qua e mettere il francobollo e spedirla un po' in tutta Italia, in Europa e nel mondo. Ecco. No, non sarà!